magari in qualche overtime. Torniamo intanto a questo mattinee al Garden. Ultimi 100 secondi del primo quarto, possibilità di pick and roll laterale, la difesa indugia un pochino. LOOZER, un calambur sul suo nome, .com, dove c'è qualcuno a Cleveland che ha ritenuto opportuno fondare un sito. Inquadrato fa fatica a trovare un quintetto con cui andare, continua a ruotarli e ci sono delle carenze di fiducia da dottor Spock. Allora è un seguito di un'altra squadra non tanto amata da tifosi di Kentucky, vale a dire Louisville, nel derby Louisville-Kentucky. Comunque una partita spettacolare, ma qui si è fatto trovare pronto. Come notate, la rotazione per coach Wilkins, al di là di questa partita, si preannuncia piuttosto complessa, perché abbiamo Marbury, Crawford e Houston, quello dell'Arizona. Effettivamente il nome Hardaway lui lo ha sussurrato nell'orecchio di Babcock a Toronto, ma non ha funzionato il sussurro. A passi e sfondamento per quello che riguarda la scelta, cosa esattamente? Flavio, data storica, 5 bianchi in campo con tiro libero, Jazz che non riescono a mettere il naso davanti proprio per i problemi dalla lunetta in questo terzo quarto. Serie di blocchi per Houston da sole, tu gli altri Knicks come al solito che sono arrivati fino all'ultimo tiro, che ti lasciano perplessi ma mai smettono di divertirsi.